Eccoci qua, buonasera, grazie, buonasera, ben trovati. Buonasera a tutti voi, grazie di essere di nuovo con noi, in nostra compagnia dalla Sala Pisamo di Sesta Porta, un'altra puntata del Nerazzurro, affollatissima come sempre. Tra poco vi faremo conoscere i nostri ospiti, partendo da chi invece mi accompagnerà, ovviamente, in questa puntata. Il capo servizio della Nazione di Pisa, Tommaso Strambi. Buonasera Tommaso. Ciao, buonasera a tutti. Come va? Bene. Sei un po' abbronzatino, come mai? Ho ripreso la mia preparazione a correre, quindi cioè, ti prepari, sono stato fuori. Ti prepari per l'estate, quindi trovi il tempo. Da. Ma quando corri trovi anche qualche anomalia che poi scrivi sul giornale, sì? No. Corro perché corro prevalentemente in pineta, per cui è difficile. Ben ritrovato, un saluto, un ben ritrovato anche al grande Renato Raimo. Buonasera Renato, ciao. Mi dicono dalla regia che c'è un picco di ascolto femminile, ma insomma questo ci fa bontà piacere. Loro. Bontà loro, nel senso. Ma come bontà loro? Cosa c'hai lì, scusa? Cosa so? Te lo faccio vedere ora. Adesso. No, cos'è? Silenzi? Silenzi di guerra, il spettacolo. Il famoso spettacolo che sta andando bene. Sì, sono in tournée, sarò a Casciana Terme il 9 aprile, sono stato a Pisa il 27 marzo, il 28, e sarò a Arezzo il 13 maggio, Arezzo. In chiusura. Sì. A Ferrara non ci vai? A Ferrara ci andrò più avanti, sono partito dalla Puglia, la mente sempre su. Ritorna, ormai è un volto noto di questa trasmissione, ma non solo, Giuliano Fontani. Buonasera Giuliano. Buonasera a tutti. Senti Giuliano, che settimana è questa? È una settimana importante, poteva essere ancora di più, però è comunque se ti riferisci naturalmente, certo, come certo. Immagino alla partita, è una settimana importante perché era molto atteso questo confronto con la SPA. Il Pisa ha già vinto la partita di andata a Ferrara, ora deve ripetersi. Poi tutti si domandano per cosa varrà casomai il successo dovesse venire. Varrà se non altro per fare altri 3 punti e consolidare il secondo posto. Indubbiamente sì. Allora, un grande abbraccio e tanto saluto una persona che io gli chiedo scusa perché andrebbe fatto tutte le sere. Questo signore che vedete con la macchina fotografica, che ogni volta è dietro le quinte, che viene a farvi le fotografie, che trovate poi anche sul portale di Sesta Porta, su Pisa News, è il Giorgio Tognetti. Giorgio, vieni un po' qua. Gli facciamo un applauso a questo. È una persona straordinaria, una di quelle persone che si possono veramente definire una persona per bene e oltre che essere un bel professionista, quindi lui fa le foto, poi i ragazzi, i genitori le potete vedere o chiedere a questo signore, fa delle foto bellissime. Massimo, posso aggiungere una cosa, è una casualità ma non è una casualità. Giorgio Tognetti è anche l'autore di alcune foto del backstage del libro Silenzio di guerra. Non lo sapevo. Mi segue l'anno scorso a Casciana Terme, durante le prove, ho costruito lo spettacolo, ho chiamato Giorgio. Queste foto le ha fatte lui? Sì, alcune delle foto che sono presenti. Questa qua di inseppiata, sì. Giorgio Tognetti, grazie, buon lavoro. Sembrava doveroso. No, hai fatto benissimo. Saluto, ovviamente non li posso abbracciare tutti perché sono tanti, sono venuti a trovarci degli amici che ormai da quando siamo partiti a settembre spesso sono venuti a trovarci e li ringrazio per la grande disponibilità anche quando abbiamo avuto, tra virgolette, qualche defezione. Per forza maggiore il Pisa Ovest ha sempre detto io ci sono e stasera sono al gran completo con il presidente, con il direttore tecnico, con colui il quale dà una mano importantissima a questa esperienza, a Michele Ammanato, non so come definirlo, se Deus ex machina, direttore generale, factotum, addetto stampa, non lo so, fa tutto. E quindi Pisa Ovest, buonasera! Eccoli là! Facciamo una cosa, vi voglio in piedi, fatelo più forte. Il Pisa Ovest, dai! Eccoli là inquadrati i ragazzi con i genitori che ringrazio anche per essere qua stasera, ovviamente Alessandro Del Torto che è
parte integrante e fondamentale per questa trasmissione. Allora, noi intanto saluto anche Gabriele Bianchi di Pisa Siamo Noi, Antonio Tognoli, ovviamente Pisa News Sesta Porta, Aurora Martinti, Pisa 24 se non sbaglio. Poi c'è Denise Mercatelli, Anna Maria, sì, Maria Grazia Gherardoni del Vivi la Piazza Liberamente, perché sabato al Pala Congressi c'è una serata con la Brigata dei Dottori, ci divertiremo. Maruscio, il grande Stefano Garuti, eccolo là. Ciao Stefanino. Senti Giuliano, quando vedi Garuti cosa ti viene in mente? Mi viene in mente un calcio che da Pisa è transitato e purtroppo non è durato molto, ma di altissimo livello. Di altissimo livello. Sì, sì, sì. Rimpiangiamo un po'. Poi Garuti era un personaggio, oltre a una, ora non è che perché le persone presenti allora per captatio benevolenza glielo devo dire, ma non era solo un bravo calciatore, era anche un giovanotto molto intelligente, molto vispo, molto partecipa a tutte le cose della società. Quindi era uno che piaceva. Se ti riferisci in senso uno che piace, no, prettamente no. Sportivo, che piaceva nel senso piaceva e piaceva molto. Che sì. Piaceva molto, no? No, perché stasera se no Raimo fa banco regio, capito Stefano? Allora dobbiamo in qualche maniera, capito Stefano? Dobbiamo reggere botta stasera. Cioè, è un casino, Buonasera Renato. Buonasera. Allora, cosa facciamo? Noi aspettiamo il primo collegamento perché ci dovremo collegare con Macerata, caro Giuliano. Con Macerata, sì, è Macerata dove dovrebbe esserci un ex grande attaccante al telefono, speriamo di prenderlo, che è anche l'allenatore della Maceratese, Cristian Bucchi. Perché, come dire, Giuliano giustamente diceva, la partita con la spalla è importantissima per tanti motivi. Ma è anche più importante i tre punti laddove si può tenere a distanza una Maceratese che negli ultimi tempi ha incominciato un po' a preoccuparci. Oltretutto, per tre partite, il Pisa andrà a far visita a Macerata, alla Maceratese. Per cui, caro Tommaso, è un momento particolare, cioè dove ci si gioca un'intera stagione. Sei partite sembrano poche, ma sono tantissime. Eh sì, è un momento in cui serve la massima concentrazione, perché ovviamente sappiamo che tutte le volte che si scende in campo non è la stessa partita. Ci sono dei momenti, credo, come questo, in cui ovviamente l'elemento del confronto diretto agevola anche nell'affrontare meglio, probabilmente da un punto di vista psicologico, la partita. Ovviamente poi ci sono altri fattori, non ultimo quelli arbitrali. È un campionato che comunque sia il Pisa sta viaggiando alla media di 2 punti a partita, Tommaso. Cioè all'inizio, dopo il bailam estivo, era impensabile, dobbiamo fare un'analisi oggettiva, poi si possono trovare, come dire, spaccare il capello in 10, però questo è un dato oggettivo. Il Pisa è secondo in classifica, è stato sempre lì per tutta la stagione e credo che vada dato merito e atto a chi ha creato questo tipo di situazione. Sì, sicuramente, perché c'è questa preoccupazione finale di non arrivare troppo distanti in classifica per evitare la prima partita dentro o fuori casa. Così potrebbe giocare in casa. Quindi abbiamo visto come il fattore campo in questo campionato abbia sempre avuto un ruolo importante. Credo che oggi però effettivamente il lavoro di squadra che è stato fatto è incredibile se pensiamo al dato di partenza. Chiedo scusa perché ho detto di blindare i playoff, ma io credo che il Pisa debba assolutamente quantomeno fino in fondo provarci. Tommaso, attento alla spalla ovviamente, perché se la spalla non perde. Ma io lo dissi, ero qui per la prima trasmissione, la prima puntata. E dissi, c'è intorno al Pisa una grandissima attenzione da parte veramente di tutti, lo hanno dimostrato, perché ancora oggi è uno dei campi più frequentati dai tifosi, quindi credo che sia una piazza che merita davvero qualcosa di più rispetto a quello che ha avuto negli ultimi anni. Renato, te col tuo girovagare il Pisa ogni tanto lo incoci, lo leggi, lo guardi? Lo leggo e mi informo come posso, per certo non posso seguire lo stadio come facevo quando ero più libero di impegni ed ero più giovane. Quando non eri nessuno? Quando avevo più tempo, quando avevo veramente, a parte che ho giocato a pallone, quindi. Ma te stai facendo un sacco di testimoni a molte aziende, fai molta pubblicità, perché? Ora, lo posso capire da un certo punto di vista perché, però insomma ce n'è
ce ne sono tanti altri, no, come dire, per... Ma guarda, arrivare a fare degli spot pubblicitari per brand nazionali e internazionali non è semplice. Il provino per fare lo spot pubblicitario è sempre un terno all'otto, devi convincere tanti strati di situazioni dal regista. E perché non fare anche il testimone del Pisa? Ma nessuno me l'ha mai chiesto. Giuliano, nessuno me l'ha mai chiesto. Se pensate che sia all'altezza, perché no? Sì, sì, oggi poi siamo in una società che vive di informazione, di media, di spettacolo. Per cui testimonia. Guarda, io per quello che può essere utile a questa causa, io quando vado fuori, la mia pisanità, che non è di nascita ma di accoglienza, acquisita ormai da più di 40 anni, è molto evidente. Cioè io per il fatto che io sia di Pisa, cioè, ti chiamano pisano oppure no, beh, l'attore toscano, l'attore pisano, quindi sì. Questa etichetta mi piace, anche se poi vado in Puglia e mi dicono l'attore pugliese, ma che sono italiano, che devo fare, cioè non è che mi posso, però fa piacere che la terra dove sono nato mi riconosca ancora come loro, diciamo. No, dico questo perché te hai fatto pubblicità anche per aziende importanti. Coca-Cola, ho fatto la Coca-Cola con Tornatore, se uno che fa la Coca-Cola può fare anche, lo suggerisca al Pisa, nel senso, una bella immagine di un attore, come dire, pisano, comunque non strano. Lo so, io nessuno me l'ha mai chiesto. Proviamo. È venuto così, Tommaso. Lanciala sul giornale, no? Lanciamo sul giornale, fatta, ragazzi. Ok. Come ti incastra Massimo, non ti incastra nessuno. No, è incastrato in due, ma insomma. No, assolutamente no. Denise, chi era? Era Conticini, no, che stava parlando male perché... Ah, Farnesi, perché stavo facendo troppa pubblicità. Non lo conosco. Farnesi chi? Ciao Roberto, ciao. Fai il bravo. Allora, Michele, vieni qua accanto a me, dai. Ormai ti ho definito in tutte le maniere, ti manca di fare il nerazzurro, poi siamo a posto. Alessandro, lui è sulla strada giusta. Se Stefano Toni ce lo libera, perché proprio sono mica, perché l'ha fatto un contratto vincolato di 12 anni, vincolato. Dopo Messi viene la bolla. Buonasera Michele. Buonasera a tutti. Allora, grazie di nuovo per questa splendida presenza. Ricordiamo che ci deve essere anche qualcuno della Sampdoria che poi per motivi di lavoro, sì, professionali, sì, non sono potuti venire, perché mi sembra che domani c'è qualcosa, no? Qualche... Sì, noi diciamo per accrescere il livello tecnico della società. Quest'anno a giugno abbiamo fatto questo contratto triennale con la Sampdoria, chiamato progetto Next Generation Sampdoria, che serve apposta per far crescere la scuola calcio. Quindi domani verranno qualcuno da Sampdoria a vedere? Oggi è venuto e domani sarà su un altro campo, in cui fanno questi incontri formativi ai nostri tecnici proprio sul campo, dove ci danno una nuova metodologia per essere più uniforme nei metodi di insegnamento. È quello che volevamo, non volevamo solo un'insegna fuori da un campo sportivo, ma qualcosa, certo, che insomma portasse avanti un progetto, visto che la società è cresciuta come numero di iscritti, visibilità, però ci mancava un fiore all'occhiello. Senti, l'unione c'è stata nel 2013, no? Se non sbaglio. No, l'unione delle due società, Aurora, sì, sì, e Sport, nel 2013. Sì, sì, quindi, sì, sì, nelle stanze di 2 anni e mezzo avete fatto passi da gigante. No, chiunque viene qui, vi vede, vi ascolta, dice, beh, questa è una società, come dire, questa episodio è trentennale, forse di più, come siete organizzati, come siete... Invece solo 2 anni che siete insieme. Sì, diciamo la società è cresciuta molto, non lo nascondo, il discorso della presenza di Stefano Garuti, certo, è stato per noi fondamentale. Guarda caso avete preso uno che si chiama Stefano. Sì. Io reputo che, no, c'era il libro, qui c'è Renato, soprattutto, che è un amico, a ciascuno il suo, quindi io mi occupo di una cosa che è il marchio della comunicazione, Francesco fa il presidente, ci mancava una figura importante a livello tecnico che, diciamo, comandasse il nostro staff, e chi meglio di lui, che io soprattutto ho conosciuto in una partita di calcio al Pisa Ovest, e mi fece un'ottima impressione non solo, come ha detto lui, a livello tecnico, ma soprattutto a livello umano, e l'abbiamo affidato alla gestione tecnica della società. Quindi ognuno deve fare il suo. Siamo partiti... È una gran bella persona. È una gran bella persona, sono sincero. Quindi...
importante. Stasera ci sono 2002 fino al 2008, stasera, se non sbaglio. Diciamo, mancano i grandi perché poi domani rientrano a scuola, quindi ci sono dal 2008 al 2002. La società è fatta però dal 2009-2010 fino ad arrivare a 99 allievi, abbiamo quasi 240 bambini, quasi tutte le società e le categorie ricoperte, con qualche categoria anche fatta da 2-3 squadre, perché ora non si gioca più solo da una. Avete il testimone? Testimone è Renato, un amico si chiama. Intanto l'abbiamo piazzato. Intanto l'abbiamo piazzato, Tommaso, la prima scalina l'abbiamo fatta. Ora vediamo, poi c'è un Pisa, un Pisa c'è. E poi anche Manuela Righi che ti sei presentato, forse anche si potrebbe affiancare a lei. Manuela Righi, tra l'altro, sarà il 22, vero Denise e Maria Grazia, in loggia di banchi, che ci sarà un'altra come dire, puntata di Viviamo Pisa, e Manuela Righi con altri... Ragazzi, ma perché? Cioè, basto io, no? Renato... Ma chi me l'ha fatto fare di invitare? No, non sento da casa, a presentare il libro. Quindi il 22 c'è questa serata, Emanuela sarà protagonista. Fa piacere, insomma, visto. Viene anche il Pisa Ovest. Assolutamente sì. Quindi mettete le sedie, ragazzi. Poi parleremo di altre cose. Michele, grazie. Bravo, Michele. Allora, Stefanino, vieni qua, vieni. Stefano Garuti, intanto Stefano ti chiedo prima di... Questo è un applauso che nasce spontaneo, parte spontaneo, caro Giuliano. Senti, prima di parlare del Pisa Ovest, ti chiedo, a 6 giornate dalla fine il Pisa cosa deve fare? A meno 8 dalla SPAL, a più 1 sulla Maceratese. Deve vincerle tutte, semplicemente. No. era tutto il giorno che cercavo di capire come rispondere alla domanda del genere, effettivamente. No, deve cercare di fare il meglio, chiaramente, non è che c'hai risposte a questa domanda, però tutto dipende dalla SPAL, non dipende più niente dal Pisa. Quindi domenica come l'affronteresti dal calciatore questa partita? Per battere la capolista e far vedere che tutto sommato l'è battuta sia l'andata che il ritorno, o per, come dice Giuliano Fontani, tenere a distanza la Maceratese? Ma io starei un po' attento, perché sono partite che se provi a vincere poi alla fine le perdi, per cui me la giocherei un po' così, un po' con attenzione, e poi dopo se devo giocarmi qualcosa me la gioco solo in una parte della partita. Poi ho visto che il Pisa ha come statistica che segna sempre il secondo tempo, per cui alla fine cercherà, io credo che la cosa migliore sia di cercare di tenere la gara in pugno e poi il secondo provare a vincerla, ma se non riesce, insomma, è importante non perdere. La pubblicità, Giuliano, velocemente, ha ragione Stefano con questa voce. Sì, sulle esperienze, cioè, uno X2, sì. Sulle esperienze precedenti, sì, per esempio il caso dell'anno scorso, la famosa partita contro l'Ascoli insegna, sembrava che ci fosse un solo risultato utile, poi in realtà non è così, perché poi il proseguo del campionato dimostrò che forse un pareggio poteva lasciare il Pisa in corsa, ma si sa, ogni campionato ha una storia, non è che siano facilmente ripetibili le situazioni. Io però sono convinto anche che il Pisa, se vuol fare qualcosa di positivo, ci deve soprattutto credere. Ci deve credere. Allora, rimani qui con me Stefano, perché andiamo in pubblicità, poi continueremo a parlare un po' con te. A tra poco! Sai come vendere all'estero? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Non trascurare la tua salute. Il risparmio per visite mediche, esami diagnostici e servizi domiciliari è possibile a Pisa grazie a GeoSalute. Chiamaci allo 050 61 39 325 o collegati al sito geosalute.it. Occhio a non perderti questa notizia bomba! D'ora in poi, prima di fare acquisti, visita il sito seehappy.it o scarica l'app gratuita. Scegli la tua città e troverai eventi, promozioni e sconti pazzeschi su ogni genere di prodotto o servizio vicino a te. Allora, tutto chiaro? SeeHappy, offerte ed eventi della tua città. SeeHappy è un'idea pagine CSPA. Un saluto a tutti da Armando Mangini dei Magazzini Mangini. Siamo in primavera,
Guardate che assortimento di colori e di prodotti adatti per la primavera, per le vostre occasioni, eh? A Magazzini Mangini, dove è di moda risparmiare. E se volete la certezza di scegliere e risparmiare, a Magazzini Mangini dovete andare. E noi, come al solito, anche in questa primavera, vi si aspetta! Magazzini Mangini, dove è di moda risparmiare. La Rosa di Terricciola, Pisa. Bertolini Assicurazioni, con 40 anni di esperienza, professionalità e consulenza in tutti i rami assicurativi, offre le migliori coperture assicurative al minor costo. Per tutti gli sportivi e gli abbonati del Pisa, sconti e promozioni particolari. Ciao, sono Fabrizio Bertolini. Vi aspetto nei nostri filiali di Pisa in via Cesare Abba, di Pontasserchio in via Che Guevara, di Cascina in via Cei e ad Asciano in via Possente. Cerrai Elettronica, cellulari e telefonia, impianti di sicurezza per abitazioni e aziende, consulenza, installazione, assistenza. Cerrai Elettronica è a Pisa, in via Battelli 61, in corso Italia 22, in piazza Sant'Antonio e al centro commerciale Pisanova, e a Pontedera, in piazza Gronchi 35. Cerrai Elettronica, da 40 anni al vostro servizio. Banca Popolare di Lagliatico, dal 1884, sostiene lo sviluppo della provincia di Pisa. 5.700 soci, 30.000 clienti, 17 filiali. È operativo il terzo sportello nella città di Pisa, in via Bargagna, zona Cisanello. Banca Popolare di Lagliatico. Pensare globale, agire locale. Eccoci di nuovo qua, grazie Stefano, vieni. Stefanone Garuti, allora, è accettato l'invito a fare il direttore tecnico della Pisaovest, perché? Ma perché ero un po' fuori dal calcio da un po' di tempo, e siccome credo ancora di poter dare qualcosa al calcio, l'ho accettato volentieri. Poi ho trovato persone che hanno voglia di far bene, hanno voglia, ci mettono amore in quello che fanno. E se forse mancava qualcosa era proprio riuscire a organizzare, dare un valore aggiunto ai tecnici che poi saranno i nostri compagni di viaggio, insomma. Allora, siamo collegati? Sì, perché Bucchi ancora non risponde. Stefano, buonasera. Salve, buonasera a tutti. Stefano Scappini, bombe di questo campionato, buonasera. Buonasera. Ciao Stefano, intanto complimenti. Quanti gol hai fatto fino adesso? Gol. Sento Ignazio, scusa. Quanti? 21 gol. 21. Praticamente segni un gol a partita. Ma ancora no. Un gol a partita no, però l'importante è vincere, l'importante è fare il risultato per la squadra. Scappini, Giuliano, che è stato anche a Pisa, che però ha trovato la sua consacrazione a Pontedera. Perché segni così tanto, Stefano? Cioè, è l'ambiente, hai trovato l'anno giusto, i compagni giusti, no? Perché è strano il calcio, insomma, no? Perché sono bravo. Ho trovato l'anno giusto perché la squadra, tutta la squadra è composta da una squadra di giovani che giocano tutti per me, per farmi fare il gol. Poi diciamo che il mister per questa categoria io l'avrei avuto un maestro, ecco, quindi è molto, cioè, molto più facile fare gol con una squadra così e un mister così. Poi, per non parlare del direttore, che abbiamo un grande direttore come Giovannini, sa pescare giovani importanti. Senti, ti ha aiutato a giocare su un campo sintetico, anche se un pochino, come dire, desueto dopo tanti anni, quello di Pontedera? Aiuta un attaccante a giocare su un campo del genere o no? Ma guarda, io sinceramente preferisco un campo di erba naturale. Però purtroppo in Italia stanno diventando quasi tutti campi sintetici. Perché dici purtroppo? Sì, perché alla fine, giocandoci tutti i giorni, vengono tutti fastidi muscolari a livello articolare anche, e non sono piacevoli. Però certo, Pontedera è uno dei campi migliori, ecco, a livello di sintetico in Italia, quindi
sono abbastanza soddisfatto. Stefano, te sai che a 6 giornate dalla fine, voi anche con la vittoria che avete fatto importantissima recentemente, vi siete messi praticamente quasi al sicuro, se non al sicuro. Queste 6 partite dovranno decidere chi sale, e in questo momento la Spalla è più 8 sul Pisa, chi andrà ai playoff. Mi dai la tua lettura, avendole incontrate tutte, su questo finale di campionato? Ah, guarda, diciamo che il Pisa e la Spalla sono le due squadre che hanno una marcia in più assolutamente di questo girone. E la Spalla è la squadra da battere perché dimostra proprio di avere tutti quei punti che ha. Il Pisa è una squadra che magari ha avuto parecchi alti e bassi, però sta facendo un gran campionato, non dimentichiamoci che è seconda, quindi dietro una grande Spalla che finora non ha sbagliato niente. E poi ci sono altre squadre che siamo anche noi che stiamo facendo, secondo me, un gran campionato. Ecco, dopo c'è il Siena, l'Arezzo, ci sono anche altre squadre, ma inferiori soprattutto a Spalla e Pisa. Senti, domenica c'è Pisa-Spal. Domenica è una bella partita, diciamo che è la partita del campionato, ecco. È una partita aperta a tutti i risultati, sia l'1, sia l'X, sia il 2, quindi sicuramente sarà una bella partita. Il Pisa dovrà stare attento magari a scoprirsi troppo perché ha un attacco micidiale a Spal. Quasi tutti gli attaccanti sono in doppia cifra, quindi penso che il dato parli. Però anche il Pisa ha dei giocatori, se non la Serie C, anzi la Serie B, quindi sarà una grande partita sicuramente. Senti Stefano, te sei interamente della Pontedera? Sì, ho un altro anno di contratto. E quanti anni hai Stefano? 28. 28. Giuliano, il calcio è questo, cioè ci sono le maturazioni che arrivano ultimamente a aspirare alla Serie B, guarda, una stagione con 21 reti ad oggi può chiudere a 24-25 reti, se no, allora, Pro, se ci va uno così in B, la Serie B chi devono prendere? Guarda, io punto a finire bene quest'annata, ancora i calcoli si fanno alla fine del campionato, fra un mese e mezzo, quindi puntiamo partita dopo partita, giorno dopo giorno, e poi vediamo quello che succede. Certo, il mio obiettivo è quello di andare più in alto possibile, quindi questo è ovvio. Ma ora lui di salire di categoria dopo, con questo score ci vuole anche un po' di fortuna nel calcio. Aspetta Stefano, no, c'è con collega questo score è un giocatore che si pone benissimo anche sul mercato, sul piano delle aspettative. Può essere considerato a questo punto l'Higuain della Lega Pro, un gol a partita quasi. Cosa ti è mancato Stefano a Pisa per non essere quello che sei adesso a Pontedera? L'esperienza, cosa? L'ambiente, non hai trovato l'ambiente giusto? Ma guarda, io reputo Pisa uno dei migliori anni a livello umano e calcistico. Sì, ho fatto solo magari 5 gol, però è stata un'annata fantastica perché all'inizio magari giocavo poco con Mister Pane, poi è arrivato Pagliari e ho fatto quei 5 gol che magari hanno alzato J-Off. Peccato la partita di Latina, ecco, io non lo reputo assolutamente un anno negativo, perché un attaccante non si vede solo dai gol ma anche per il gioco per la squadra, quindi sono contento di quell'annata. Certo, se facevo più gol era meglio, però è stato un anno positivo per me. Ti faccio un'ultima domanda Stefano, secondo te quanto il Pisa deve temere la Maceratese per il secondo posto, sto parlando? Diciamo che la Maceratese è una squadra molto forte, molto esperta, soprattutto perché se voi vedete la formazione sono tutti over 25 se non over 30, quindi è molto esperta e molto fastidiosa per la categoria. Sarà una bella lotta, diciamo, il secondo e il terzo posto, però il Pisa sicuramente ha qualcosa in più. Stefano Scappini, non so se Tommaso Strambi della Nazione o altri vogliono fare una domanda a Scappini, Gabriele, Aurora, se volete fare una domanda vengo da voi, se no no. La volete fare a Stefano? No. Tommaso? No. Siamo a posto così. Stefano, in bocca al lupo per tutto. Crepi il lupo. Ciao. Allora, ritorniamo a parlare con Stefano Garuti. Dicevo, hai detto sì, cosa porterà Stefano Garuti nell'ambiente Pisa Ovest? Tanto salutiamo anche Fabio Calabrese che è arrivato, paghi il caffè.
sei arrivato per ultimo paghi il caffè. La regola l'ha scritta Alessandro, eh? Chi arriva ultimo in trasmissione paga il caffè, non a tutti, cioè... Ma fino a che sono il caffè, vabbè. Stefano, cosa porterai di quello che hai vissuto, assimilato e fatto esperienza nel calcio professionistico a grandi livelli? Ma guarda, adesso questi primi tre mesi ho guardato e ascoltato tanto, ora stiamo finendo di preparare il programma tecnico per il prossimo anno e poi dopo cerchiamo di programmarlo in modo che il Pisa Ovest arrivi poi nei prossimi due o tre anni a fare qualcosa di importante. Cioè? Ma niente, sai, ci sono in Toscana società, ci sono realtà dilettantistiche molto importanti di puro settore o anche che hanno comunque una prima squadra in prima categoria o in promozione, insomma, comunque squadre importanti. E noi da poco cosa vediamo? E noi, sì, la solita foto con Mancini. Questo, ma Mancini cosa ti ha detto? Lei è noto? Sì, no, l'abbiamo detto anche l'altra volta. Niente, lui si era buttato in area e voleva rigore, ma insomma. Lui si buttava sempre. Era lui. Detto, te un po' lui. No, no, scusa, cosa faceva? No, appena lo toccavi un po'. Crollava, capito? Allora alla fine ne sapevo, ma Cristo. Ma come faceva così? Come faceva? Poi mi denuncia, appunto, per stare attenti, perché. Comunque. Come si dice a Sarri, dai. Così sarebbe meglio. Sì, un po' per malo sì. Quindi deve stare attento. Sì, si arrabbiava quando te. No, ma te cosa rifacevi lì, scusa? Cavolo dici? Cosa? No, ma niente, lui era tra l'altro molto, molto corretto in campo, poi ci conoscevamo perché lui era nel settore giovanile del Bologna quando io ero già un po' più grande, lui era nei piccolini, faceva 60 gol a campionato, era una cosa impressionante, e quindi lo conoscevo già da allora. Era bravino. Era molto bravo, certo, quindi insomma ci si scherzava anche un po'. Senti, quindi ragazzi frugatevi perché Stefano, no ve lo dico a Presidente, a Stefano Toni, a Michele Ammannari, occhio perché questo vuol fare un progetto importante, ma credo che sia anche giusto. Sì, devi pensare. Allora, nei settori giovanili la gente ci crede o no? Perché io vedo ospito qui Giuliano Squadra che porta 180, 200, 240 ragazzi, il Pisa che viene e che porta il settore giovanile a Pisa, che vuol fare college school, cioè, allora, il settore giovanile ci si crede o no? Perché poi diventa poi in questo periodo di vacche magre, come dire, una panacea oppure no? Ci si riempie spesso la bocca su questo settore giovanile, poi alla fine si trova persone che veramente lo fanno. Come? Io credo che in un settore bisogna distinguere bene le due cose. Sono curioso di capire cosa vuol dire Giuliano. Sta a una società di Lega Pro di un certo tipo, medio-alta, 500-600 mila euro l'anno, dovrebbe tirar fuori mediamente per far pari almeno un giocatore di Serie A o Serie B ogni anno. Questo che è quasi impossibile. Che è quasi impossibile. Quindi è una rimessa, è un gioco a rimettere? Beh, insomma, io vorrei sapere fino in fondo chi si mette in questo impegno, a parte la socialità che lo fa nei confronti dei ragazzini, dei giovani, dello sport e via discorrendo, qual è la vera mission? Perché non credo sia quella di vincere i campionati che poi alla fine ti pagano con una coppa di latta, forse è quella di tirar fuori dei ragazzi, che poi sarebbe anche poi il sistema di far tornare dei conti. Ma ci si riesce, mi domando? Stefano? Allora, intanto bisogna distinguere fra chi fa il dilettante e chi fa invece il professionista. Quindi ai dilettanti bisogna dare possibilità ai bimbi di giocare in modo che abbiano gioia verso il gioco fino a una certa età. Poi è chiaro che quando arrivi a 13-14 anni anche lì incomincia a essere un po' meritocratica la cosa, quindi devi anche lì diventi una squadra, diventi un gruppo che deve cercare di vincere. Prima no, devi curare il singolo. E per la gioia del bimbo, ripeto. Nei professionisti invece il discorso è un pochettino diverso, nel senso che tutto dipende dall'investimento, come diceva Fontani. Infatti, scusami Stefano, ma ha fatto bene a precisarlo, perché io mi riferivo alle ai professionisti, certo. Però anche lì... 600 mila euro, 700 mila euro l'anno di... Sì, 500-600 mila euro... Non lo possono che fare loro. E scifla, nel senso che certo, l'Atalanta, io sono... Poi, quando sai che ho avuto un passato anche dal settore giovanile al Pisa, prima di iniziare lì il lavoro ero andato a trovare un carissimo amico che è Favini dell'Atalanta. Sì. Ecco. E sono andato alla Zingonia, eravamo verso marzo, primi d'aprile, aveva già tutto il programma pronto per l'anno successivo.
E abbiamo parlato anche dell'investimento. Loro come Atalanta investono il 20% del fatturato nel settore giovanile. 20% dell'Atalanta, quell'anno lì, erano 40 milioni di euro per la prima squadra, vuol dire 8 milioni. Sì, sì. Per il settore giovanile, però hanno il centro sportivo. Se tu non hai un centro sportivo, difficilmente riesci a farlo. Senza infrastrutture è difficile farlo. Secondo me è quasi impossibile. Quasi. Infatti, se tu vedi chi è che va meglio come realtà piccole, riesce a stare a livelli alti. L'Empoli al centro sportivo, il Chievo al centro sportivo, l'Atalanta al centro sportivo. Se tu non hai un centro sportivo, non puoi nemmeno iniziare a pensarci. Buon lavoro, Stefano, in bocca al lupo per tutto. Prego. Però i ragazzi queste cose non le devono sapere, nel senso che è giusto che i ragazzi sognino e giochino in società affidabili come Pisa Ovest, che investono, ma investono anche nell'importanza sociale del gioco calcio. Io quando giocavo nel San Marco tanti anni fa, se mi parlavano... Hai anche giocato a calcio te? Assolutamente sì, tanto anche, fino all'età di 38 anni. In che ruolo giocavi? Mediano, terzino di fascia. C'è un arbitro che mi ha visto tante volte. Chi lo sa, lo sa lui. È vero? Ma picchiava? Menava? No. Sapevo picchiare. Sapeva picchiare. Credo di essere stato espulso solo una volta in tanti anni di... Poi noi giocavamo amatori, ma a quei tempi amatori eccellenti. Ma nello spogliatoio recitavi oppure no? Come? No, nello spogliatoio recitavi? No. L'area di rigore recitavi. No, l'area di rigore. Quando si buttava. Non ho mai fatto finta neanche di cadere come faceva qualcuno. Senti, faceva piangere l'arbitro. Senti, Renato, ritorniamo alla presentazione. Intanto tra poco ci sarà la prima, se non sbaglio. No, c'è adesso sono il 9 aprile a Casciana Terme. Sì, no, dicevo. Il 4 aprile c'è un'anteprima del film L'Aquilone di Claudio. Che è lunedì 4 aprile. Lunedì 4 aprile. Perché dopo Pisa Spike, perché ci arrivo. Lunedì 4 aprile. Appunto, è il 3 domenica. E quindi... È lunedì. A Roma. A Roma dove? È al Cinema Fiamma, è un'anteprima per Rai Cinema. E io sono uno dei coprotagonisti del film. Come si chiama il film? L'Aquilone di Claudio, che tratta... Che abbiamo presentato anche in radio, se ti ricordi. Un argomento serio, la malattia rara che è l'atassia, che colpisce purtroppo i ragazzi, anche in giovane età, e quindi è un tema sociale molto importante. Quando che lo vedremo? In Rai ci sarà nella prossima stagione, e al cinema da adesso in poi. Dopo la presentazione, sì, dopo l'anteprima sarà distribuito. Verrà anche a Pisa, spero. Penso di sì, non so ancora la pianificazione della distribuzione. Però sì. L'importante è che esca, perché è un film questo che purtroppo in Italia, quando si racconta storie importanti, non c'è questa facilità a distribuire, perché al cinema bisogna far ridere, e i cassetti li devono fare i film leggeri. Io anche con questo Silenzio di Guerra ho vinto una scommessa, porto in scena la storia di un padre che insegue il figlio in trincea perché non accetta che... Vorrei ricordare ai ragazzi anche che è l'anniversario del centenario della Prima Guerra Mondiale. A tanti ragazzi è stata tolta la possibilità di giocare a calcio con la guerra. Quindi voglio dire, vanno raccontate e vanno ricordate queste cose. In Italia però si fa finta che certe cose... Tommaso, il proverbio Nemo, profeta in patria, vale per tutte le categorie? Vale per tutte le categorie, sicuramente. Però... Hai capito dove ti voglio portare, insomma, no? Perché poi ottengono più risultati e successi fuori dalle mura cittadine, a parte in rare occasioni, e così non solo per Renato, ma anche per altre categorie, per altri esempi. Perché sì, secondo ci te? Serve un quid in più, perché ovviamente devi dimostrare di essere dentro la tua città e all'altezza del compito che ti viene affidato. Questo vale per l'attore, vale per il giornalista e vale per tutti noi. Cioè è un impegno che richiede veramente il surplus. Perché? Perché tutti ti conoscono, sanno chi sei, perché ti hanno visto da bambino. Quindi chiedono sempre qualcosa di più. Ovviamente qualcosa di più. A un giocatore, a però posso dire che un sassolino me la sono tolto dalla scarpa, nel senso che il 27 e 28 febbraio sono stato in stagione di prosa al Teatro Verdi di Pisa e devo dire che la mia città mi ha... Era tutto esaurito, no? Sì, diciamo che sono state tre begli incontri, il mattinè con le scuole, il serale e il pomeridiano della domenica. Cosa hai fatto la sera? Silenzi di guerra. C'è un passaggio, un promo,
di questa recitazione che sì, magari si può vedere te su... sei a memoria. Te, no, ah, o adesso voglio un unplugged. Un passaggio, un passaggio. Non è la trasmissione adatta. No, è uguale. Non voglio. No, è uguale. No, dai, no, è una soddisfazione mia. Ma non dai, così a freddo. C'è un passaggio che ti ricordi che è forte, bello. Sì, ma non, 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 se te lo faccio a fine trasmissione se c'è tempo. No, mi piacerebbe piuttosto che ci spiegasse una cosa. Io la conosco perché ho visto un po' lo spettacolo, ho letto qualche recensione, qualche cosa. Questa contraddizione che può apparire dal titolo, Silenzi di guerra, noi nell'immaginario nostro la guerra è sempre portatrice di grandi rumori, di grandi scoppi, esplosioni, okay. È sempre abbinata a queste scene. Invece i silenzi. I silenzi proprio perché pensando a questo padre e comunque alla tragedia della guerra che praticamente arriva improvvisa nel Torelli. Quotidiano, Torelli, bravo, io ho voluto portare la profondità del dolore che in Silenzi di guerra tocca piano piano gli strati più profondi, dalla cartolina, dall'arrivo della cartolina fino all'accettazione, la cartolina precetto e la storia si incrocia con una storia vera. Ora non so se ne posso parlare, stiamo parlando di calcio, ma no, è una, si incrocia la mia idea che poi è stata romanzata da Federico Guerri e io ho portato in scena l'adattamento della mia idea attraverso la penna di Federico Guerri, si incrocia con una storia vera. Un professore pisano ha lasciato la cattedra per andare a cercare di riprendere a Gorizia suo figlio, 18enne, iscritto al primo anno di matematica alla Normale di Pisa, col tentativo quasi infantile di riportarsi a casa, molto materno. Quindi come tentativo. Quindi silenzi di guerra parte da questo. Io racconto i silenzi dell'attesa, i silenzi del treno che parte, i silenzi... di una ragazza che è lì alla stazione a salutare il suo amore adolescenziale. Sono in tanti che fanno silenzi. Sono tanti silenzi, sì. Anche i silenzi di un'attesa allo stadio di un gol che... O magari di un giocatore che deve venire in trasmissione, ce ne sono tanti, sì. Silenzi. Allora, ci fermiamo però non in silenzio, perché ragazzi dobbiamo andare in pubblicità. Mi viene un ragazzo qui accanto a me? Uno, forza. Dai, Federico. Forza, uno. Federico Bernacchi, dai. Chi è Federico? Federico Bernacchi. E chi è Federico? Deciso. Allora, perché Federico Bernacchi? Perché lo conosco, è classico mio figlio. Ah, allora Federico, tieni il microfono, dobbiamo andare in pubblicità. Guarda la telecamera e di qualcosa, dai. Perché? Cosa devo fare? No, vicino mi trovo la bocca. Dobbiamo andare in pubblicità. Quando guardi, devi dire pubblicità. Quando guardi la televisione, poi a un certo punto il conduttore fa. Allora, ci vediamo tra poco lì nella regia per la pubblicità. Lo devi dire te. Lì nella regia pubblicità. Navi top class e tariffe low cost su grimaldilines.com. Le destinazioni più belle del Mediterraneo e la Sardegna con la Civitavecchia Porto Torres e con le nuove linee Civitavecchia Olbia e Livorno Olbia. Grimaldi Lines, il tuo modo di viaggiare. Città. Nuova Citroen C1 da 8.900 euro con 5 anni di garanzia. Citroen. Futurauto da 30 anni insieme a voi. Pisa Mover è un progetto di collegamento rapido tra l'aeroporto Galileo Galilei e la stazione centrale, che ha lo scopo di creare una connessione ad altissima frequenza tra i due capolinea, con una fermata intermedia in corrispondenza del nuovo parcheggio scambiatore di Via Aurelia. La navetta, che coprirà un percorso di 1800 metri, in parte in piano e in parte sopraelevato, sarà dotata di una tecnologia a fune a trazione elettrica, senza conducente, e avrà una frequenza di 5-8 minuti. Pisa Mover sarà integrato con il sistema in corso di definizione denominato Metrobus,
che dalla stazione centrale condurrà fino all'ospedale di Cisanello. In questo modo la mobilità cittadina verrà completamente riorganizzata, con grandi vantaggi per l'intero sistema di trasporto. In particolare per il quartiere San Marco San Giusto, che beneficerà di un'ampia ristrutturazione e riqualificazione urbana. E per Pisa i vantaggi saranno rappresentati dalla diminuzione dei flussi veicolari. Infatti la realizzazione dei parcheggi scambiatori di Pisa Sud, con i 1500 nuovi posti auto serviti da un sistema di trasporto pubblico ad alta frequenza, ridurrà l'accesso dei mezzi privati in città sia da sud che da est. Con il sistema integrato parcheggi scambiatori Pisa Mover, Sesta Porta, Metrobus, cambierà completamente l'accesso da sud alla città. Sarà così possibile andare in centro e al polo ospedaliero di Cisanello lasciando l'auto al parcheggio scambiatore attraverso un sistema di mezzi pubblici ad alta efficienza e ad alta frequenza. Infine, con l'introduzione del Pisa Mover, si trasferiranno da gomma a rotaia 1 milione di utenti l'anno, pari al 20% del totale, riducendo significativamente l'inquinamento acustico, ambientale e atmosferico, con una riduzione stimabile di circa 200.000 tonnellate per chilometro di CO2 l'anno. Pisa Mover, Smart Mobility. Quando siamo nati, sapevamo di appartenere al nostro territorio. Sapevamo che qui avremmo seminato opportunità e realizzato grandi cose. Quando siamo nati, oltre mezzo secolo fa, eravamo certi che saremmo andati lontano. Ed è stato così. Abbiamo allargato le nostre prospettive, abbiamo aperto filiali in nuove piazze, abbiamo costruito una nuova idea di banca, senza mai dimenticare le radici. Oggi siamo una vasta rete di filiali, di sportelli, di punti banca. Siamo ovunque ci sia una famiglia che cresce. Siamo là dove un imprenditore intende dare corpo alle proprie idee. Siamo dalla parte delle eccellenze del nostro territorio. Ma non ci basta. Vogliamo investire nel futuro e nelle nuove generazioni. In tutti questi anni non siamo mai stati fermi. Abbiamo anticipato i fenomeni perché siamo e vogliamo restare la banca di credito cooperativo più innovativa. Lo abbiamo fatto con la creazione del gruppo Cabel per i servizi IT e finanziari. Abbiamo aperto le porte ad un team giovane e preparato. Investiamo nella formazione continua e nell'aggiornamento dei nostri dipendenti. Siamo sempre connessi, grazie alla banca multicanale, una rete aperta al pubblico che ci permette un dialogo costante con i nostri clienti e capacità di risposta in tempo reale. Ci piace essere i primi, ad esempio con la costruzione del primo edificio italiano completamente autonomo dal punto di vista energetico. E ci piace dare una chance all'arte contemporanea, perché la bellezza rende migliore il mondo. E adesso? Adesso abbiamo l'ambizione di fare ancora molta strada, aprire nuove filiali, sostenere altri territori. Senza dimenticare che ognuno di questi traguardi è dedicato ai veri proprietari della banca, i nostri soci. Voi. Banca di Credito Cooperativo di Pisa e Fornecette. Navitat Plus, tariffe low cost e ancora più Sardegna su grimaldilines.com. Grimaldi Lines, il tuo modo di viaggiare. Allora, eccoci di nuovo in diretta. Prima di andare avanti con la trasmissione devo leggere un paio di comunicati. Intanto, dopo Roberto Frassi, che se n'è andato qualche tempo fa, la moglie Giuliana, la mamma di Andrea. Andrea, un abbraccio da parte di tutti noi. L'ha trovata morta nel letto, nel sonno, quindi nel giro di poco tempo sono andati via due amici, Roberto per me fraterno, se vi ricordavate
all'Hotel Continental l'angolo delle mail, Roberto era quello che le leggeva, figuriamoci il rapporto che abbiamo avuto e che avevo con la famiglia. Quindi c'è il memoria che va avanti per volontà degli amici, per volontà di tutte le persone che erano vicine, amiche di Roberto, ma anche di Andrea. Allo Zara qui a Coltano ci sarà questo, chiedo scusa, questo memorial che è sabato 2 aprile, inizio triangolare alle ore 18, alle 21 cena, c'è un menù concordato a 20 euro, due dei quali di questi 20 euro saranno dati in beneficenza al rifugio Tom. Quindi prenotatevi mandando una mail a memorialrobertofrassi@libero.it, entro e non oltre giovedì. È arrivato anche un comunicato della Curva Nord che farà una raccolta fondi a partire dalla partita Pisa-Spal, primo parco cittadino accessibile a tutti. Questo è l'impegno dei ragazzi, hanno già una location che non voglio anticipare, ma sicuramente sarà fatto. Infatti sottolineano la cosa che il parco sarà sicuramente fatto. La colletta sarà solo il primo passo, seguiranno altre forme di finanziamento, sarà aperto anche un conto corrente, un codice IBAN che sarà divulgato. Quindi domenica la raccolta per Pisa-Spal dei fondi per un sogno che ha anche la possibilità di apporre un cartello a questo parco, il parco di Mau, il parco di tutti, dedicandolo a Maurizio Alberti. Quindi la Curva Nord chiede il sostegno della città. Michele si era dimenticato di parlare del Party Chihuahua. E voi ci ridete, Stefano si mette le mani nei capelli. No, partecipo perché ridende, sì, ridono in fondo, ridende scherzando domenica 3 aprile, poi 3 aprile c'è Pisa-Spal, però ha già più di 220 chihuahuini, come si chiamano? Chihuahua, ma sono quelli piccolini, no? E quindi quanti sono partecipanti? 200? 200? Un centinaio che sarà la convocazione, quindi la punzonatura c'è alle 12, poi c'è il pranzo e poi dalle 15. Ma cosa li fate fare? Cioè, no, scusa, vieni un po' qua Michele, no, Tony è già, ha detto che siamo su scherzi a parte. Ma cosa li fate fare Chihuahua? L'idea mi è venuta a settembre perché ho preso un cane per i miei figli. Lì ho trovato su Facebook, visto che faccio marketing di lavoro. Ma potrebbe far testimonia Renato. L'avevo chiamato, no. Renato, l'avevo già invitato. Michele mi chiama per ogni cosa, per ora non sono ancora riuscito ad andarci mai, mi ha chiamato per il Chihuahua, però sì. Mi ha chiamato anche per e ovviamente Chihuahua. La nazione pubblicherà Renato Raimo testimone del Chihuahua. Sembra strano a dirlo, dentro c'erano dei gruppi di Facebook di 20-30 mila persone, quindi ci sarà un raduno di tutte le famiglie. Il pomeriggio ci sarà una scuola di formazione cinofila con 5 ragazze che faranno agility dog e una boutique del Chihuahua di Roma, sono due sole a Roma dove c'è. Giuliano, non ci facciamo mancare niente noi. E metterà a disposizione due collezioni dove i cani sfileranno e concluderanno la fine della giornata con questa sfilata. E la premiazione la fa Stefano Toni, assolutamente sì. E Tony è presente, verrà a fare la relazione. Tony è presente. La partita del Pisa. La partita viene e lui premia il Chihuahua. Ma Chihuahua come viene premiato? Di razza o insomma no, in questo caso simile. Un giorno per stare insieme, quindi alla fine non è obbligo il pedigree. Non c'è questo. No, assolutamente. Michele, io ho regalato un barboncino a mia figlia, ma mica ho fatto. Cioè non è la scusa quella che hai comprato un cane. È un tuo bisogno, dai, diciamo, un applauso a questo. Chi lo ferma più? Chi lo ferma più? Stefano, ma sapevi che te in società c'erano soggetti del genere? Dimmi la verità, lo sapevi che ti organizzavano il Chihuahua Party, il tramezzino a fegatelli? Con Michele bisogna... Non c'è... te le dicono neanche, te vai lì e trovi... Chihuahua Party, non c'è limiti. Con Michele. Quando ti hanno detto c'è Chihuahua a parte, te siamo su scherzi a parte. Ma con Michele non ci sono scherzi a parte. Lui, perché il risultato viene sempre ottenuto. Sì.
Poi c'è una festa, ne parleremo. A parte questa cosa che è una cosa insomma aggregativa, la più grossa soddisfazione è aver organizzato gli ultimi 3 anni la festa dello sport al campo di Portammare, che in questo caso non c'entra niente col calcio, ma ogni sera ci saranno eventi sportivi di ogni disciplina in cui si potrà mangiare a mo' di Sagra Toscana. Assolutamente sì. E quindi insomma a Pisa mancava una cosa del genere, 3 anni che viene fatta lì, è una cosa che secondo me è molto positiva per la città. Allora Alessandro, se sei pronto con l'ultimo collegamento, perché a Macerata non riusciamo ad andarci, caro Tommaso, caro Giuliano, e hanno tagliato le linee, non rispondono, vediamo se rispondono a Ferrara, perché delle due l'una, insomma, con il collega Sovrani di Telestense, che da sempre segue la SPAL, che ovviamente sarà anche domenica allo stadio, io perlomeno credo, quindi sentiremo un po' che aria tira. Sono già 1000 biglietti, vero Gabriele, venduti? Ma ne hanno ordinati altri? Ne avrebbero chiesti, però più di 1000 non ci sono, per un limite complessivo di capienza, presumo. Quindi c'è una partita vera, Giuliano, finalmente, cioè, c'è un po' di pubblico, insomma. Con qualche rimpianto per quel che poteva essere. Mi immagino insomma, se era meno dura, meno una distanza meno vistosa, avrebbe assunto davvero il sapore di uno spareggio. Perché non è successo, Giuliano? Si è fatto meno punti, direbbe Catalano. Dire, però con tutto ci vuole rispetto per la verità, la SPAL ha allestito una squadra fortissima, si era già preparata a farlo l'anno scorso, ricordati che vinse le ultime 6-7 partite di fila consecutivamente, e su quella squadra lì, su quella ossatura ha inserito altri giocatori di valore, ha mantenuto la guida tecnica, è partita con altre 5 vittorie consecutive e fin dall'inizio ha messo un'ipoteca. Alessandro Sovrani, ci ascolti? Buona serata a tutti voi. Ciao Alessandro, buonasera. Allora Alessandro, come sta preparando Ferrara questa trasferta che potrebbe voler dire molto per tanti motivi? Va valutata e letta la situazione su due fronti: uno quello della squadra, dove c'è un pizzico di tensione ma massima tranquillità e serenità, si cerca di smorzare qualsiasi esagerato entusiasmo, quindi la gara viene preparata con tranquillità e serenità, anche perché la SPAL logicamente si presenterà all'Arena Garibaldi forte di 8 punti di vantaggio, che sono un ottimo viatico per centrare quello che è diventato cammin facendo l'obiettivo della formazione di Leonardo Semplici. Una trasferta dove vedrà la SPAL con 1000 sostenitori al seguito, no? Infatti stiamo arrivando a questo, invece è incontenibile l'entusiasmo che serpeggia tra i tifosi. Come ben saprete sono andati esauriti 1000 biglietti messi a disposizione perlomeno sino ad oggi. Puoi alzare un po' la voce Alessandro, per favore? Sì, dicevo che sono andati esauriti i 1000 biglietti messi a disposizione sino ad oggi per la curva ospiti. Si attende indicazioni da parte del DOS, che non dovrebbero arrivare però prima di giovedì, perché la richiesta è ben superiore. Ritengo che qualora venga riaperta la vendita dei tagliandi e si possano aggiungere altri 300-400 tifosi. C'è un pericolo, e questo va sottolineato, e ci auguriamo tutti ne tenga debito a considerazione appunto chi è competente in materia, che molti tifosi della SPAL acquistino i biglietti o della gradinata o della tribuna. In tribuna ne sono già stati acquistati alcuni, ma qualora non arrivasse l'autorizzazione ad aggiungere il quantitativo di altri 300-400 biglietti per la curva, è diciamo elevato questo rischio. Cioè, quindi è elevato il rischio che i tifosi della SPAL comprino biglietti in gradinata? O di gradinata o di tribuna, perché tu sai, i possessori della tessera del tifoso, qualora non vengano concessi altri biglietti per la curva, essendo andato esaurito il contingente di 1000, c'è questa possibilità. Ma è una possibilità un po' rischiosa, direi, perché non c'è spazio in gradinata. Ti posso dire che in tribuna sono già stati acquistati alcuni biglietti e ci risulta che ci siano ancora biglietti a disposizione per la gradinata.
D'altra parte, cioè, chi ha la testa del tifoso ha diritto ad accedere. Non solo, se i biglietti non, esatto, se i posti sono esauriti, non vuol dire che accedere nemmeno biglietti. Se ci sono biglietti, vuol dire che i posti disponibili ci sono. Quindi questa possibilità. Sì, però non è sempre divisorio, Giuliano. No, qui in studio il capo di servizio della Nazione Strambi, Giuliano Fontani, ex capo servizio della Tirreno, e l'attore Renato Raimo, oltre a tanta gente in platea. Alessandro, e quindi ti volevo fare una riflessione, Giuliano. No, che con questa storia della regola della tessera del tifoso si sono creati qualche volta delle contraddizioni enormi. Io mi ricordo un Pisa Taranto per il quale accadde questo, che i tifosi del Taranto, quelli diciamo così regolamentati, disciplinati, tesserati con la tessera del tifoso, quindi presumibilmente delle persone tranquille, finirono nella curva ospiti blindata. Curva sud blindata. Gli altri finirono che non avevano oltretutto la tessera del tifoso. Tra questi poteva esserci anche qualcuno non pacifico, finì in gradinata accanto a quelli del Pisa. Perché ti risulta, Alessandro, che stanno acquistando biglietti di gradinata? Mi risulta senza un dubbio che siano già stati acquistati biglietti di tribuna, ma un piccolo quantitativo, non so, certamente non centinaia, ma alcuni biglietti mi risulta che no, certo, stati acquistati anche in gradinata. Senti, Alessandro, ti porto anche su un altro tema che ha fatto da diversi mesi discutere le piazze a questo punto di Pisa, di Ferrara, di Macerata e ultimamente anche addirittura di Ancona. È stato sollevato il problema di una situazione procedurale non regolamentare da parte del Pisa. Perché è venuta fuori questa voce, Alessandro, soprattutto da Ferrara? Sai, qui è giunta questa voce legata al fatto di questa fideiussione che non risulterebbe regolare. Però ti dico la verità, ultimamente, ma questo già da tempo, è un problema che viene considerato di secondo o terzo piano, perché dall'inizio della stagione, cioè da quando la squadra ha iniziato a marciare forte, ricordiamo 5 vittorie consecutive nelle prime 5 giornate di campionato, si è guardato soprattutto a quello che succedeva sul campo. Ovviamente, sappiamo com'è, l'appetito viene mangiando, quindi cammin facendo si è guardata anche a questa opportunità, a questa possibilità, a questa situazione che viene tenuta monitorata, tanto sapete bene anche voi che a livello di provincia, di Lega, di Federazione, si sta guardando questa situazione, ma quindi si è un po', come dire, alleggerita questa situazione, o a Ferrara ne stanno parlando ancora? Ma guarda, ti dico, con i risultati di queste ultime settimane è un discorso che ormai è finito proprio, come diciamo noi qui a Ferrara, giù per le scale di cantina, cioè qui dopo soprattutto i risultati dell'ultimo turno, cioè il pareggio del Pisa a Siena, la vittoria della Spal sul Savona, che hanno portato il distacco della squadra di Semplice, quella di Gattuso, quota 8, qui si sta pensando quasi esclusivamente a come chiudere il campionato. Si sono fatti i conti, se la Spal dovesse vincere le 3 gare in casa contro avversari che sono alla portata, perché la Spal affronterà al Massa, il Sant'Arcangelo, l'Arezzo, poi chiuderà la stagione con il tutto cuoio. I conti sono presto fatti, se vince queste 3 partite la Spalla è irraggiungibile. Penso proprio che io capisco che ora in questa fase l'eventuale penalizzazione del Pisa interessa poco alla Spalla, forse interessa di più alla Maceratese, forse ancora un po' anche alla Ancona. Alessandro, un attimino. No, dicevo semplicemente, voglio dire, fuori da qualsiasi polemica, che non avrebbe senso perché nessuno può mettere in discussione la legittimità e la superiorità della Spalla in questa stagione, probabilmente l'amicizia del ferrarese Cipollini, direttore di Lega, forse non è del tutto ininfluente. Alessandro, mi hai sentito? Pronto? Sì, hai sentito, Alessandro? Non mi sente più. Pronto? Pronto? Mi senti? No. Vabbè, chiudiamola lì, dai. Intanto l'ho detto nel senso, Cipollini ha fatto cadere la linea. No, spero proprio di no. Nel caso mai che non si sia fatta male la linea, ecco.
Tommaso, è una, cioè, le dichiarazioni che ha fatto il collega di Ferrara non mi sono piaciute molto, perché ha detto siccome ora siamo a più 8 non ci interessa più, quando erano a meno 3, a meno 4 erano un po' più interessanti, hanno tirato fuori quello, vabbè, può capitare, credo che siano un po' fuori dal contesto, perché da quello che mi risulta in realtà quella fiduzione risulta molto più regolare di quello che poteva apparire in un primo momento, per cui non solo c'è la serenità credo in casa nerazzurra, ovviamente c'è la distanza a questo punto degli 8 punti, però poi ce la giocheremo domenica all'Arena Garibaldi. Ti volevo dare una notizia, Massimo, visto che si parla di fiduzioni, di cose amministrative. Allora, l'altro giorno, il 25, il Pisa ha terminato completamente la ricapitalizzazione, sì, con la nuova società, quindi pareggiando quello che era il debito, me lo sono segnato perché se no gli spiccioli li perdo, 3.563.000 euro. In più ha aumentato anche il capitale sociale di altri 650.000 euro, perché è chiaro che ci sono delle spese di gestione che alla fine dell'anno andranno anche esse colmate. Ecco, questo è successo il 25. Il 25 di gennaio, sì. Quindi sono frugati di 4 milioni? Complessivamente, non il 25 di marzo, da quando sono entrati. Ah, cioè complessivamente hanno tirato fuori 4 milioni. Sono entrati al 25 di questo mese, hanno tirato fuori 3.563.000 euro al ripiano del deficit precedente. In più ne hanno sottoscritti per altri 650.000. Battini non c'era? Battini non c'era, però a termini di legge lui ha un mese di tempo, quindi fino al 25 d'aprile, sì, per partecipare in quota, per la sua quota, 19-20%, quello che è, alla ricapitalizzazione. Se non lo fa ci sarà una riconsiderazione. Una diminuzione delle quote. O una diminuzione, o una scomparsa totale, cioè voglio dire, una diminuzione, comunque probabilmente una diminuzione del suo peso nelle quote azionarie. Perché per finire, così ti do anche questo dato, che come presumo che la nostra trasmissione sia seguita da parecchi tifosi del Pisa, i giocatori hanno ricevuto lo stipendio di gennaio, devono riscuotere quello di febbraio, che sarà pagato come previsto dal contratto entro il 15 di aprile. Questo si è scritto proprio per evitare, No, sono numeri, io poi non sono molto... I numeri. Allora, proviamo a staccare qui prima di andare in pubblicità un attimino. Maria Grazia, Denise, forza, venite qua. Prima assoluta, Otello 2000, al Pala Congressi, la Brigata dei Dottori, e c'è di mezzo anche De Vitale, c'è di mezzo Punto Radio, La Nazione. Vieni, venite qua, venite, ragazzi, vieni qua. Chi chiamavi, scusa? Chi chiamava? La Denise era qui, Allora, chiamava Denise che era qui. No, ho capito, Brigata dei Dottori, leggi la te. Allora, al Pala Congressi. Al Pala Congressi il 2 d'aprile del 21. Testimone è Renato Raimo. Certo. No, perché sono già da Chihuahua, non posso essere dappertutto. Tommy Pazzetto. No, lui basta che venga il 22. Di interessi, basta che venga il 22, i loggi di banchi. Questa Brigata dei Dottori, quindi, a che ora inizia? Alle 21. Allora, volevamo semplicemente dire che è una prima assoluta per quanto riguarda il territorio di Pisa, perché l'hanno già fatto in altri comuni, e tutto il ricavato di questo spettacolo, siccome anche noi siamo per il sociale, e quindi andrà si spera di poter acquistare dei defibrillatori per le scuole, in questo caso, perché ci sono delle scuole a Pisa che non ci sono, e anche eventualmente le palestre. Defibrillatori per le scuole, ma anche per le palestre, per i campi sportivi, per tutte, perché ci sarà Maurizio Cecchini, il dottore cardiologo, che là a questa crociata dei defibrillatori aprirà la serata insieme a me su questo argomento, e poi una parte ricavato sarà, un minuto abbiamo, ricavato sarà per questo tipo di messaggio. Gli impianti sportivi, tutti i luoghi dove c'è la gente ci vuole defibrillatori. Certo, anche le piazze naturalmente, poi valuteremo anche le piazze, perché è un programma di un anno, finirà ad agosto, vero? E poi prolungheremo, vedremo, perché
ci sono tante scuole di calcio che magari per i bambini è necessario, penso, un defibrillatore. Infatti, in un evento prossimo, molto prossimo, volevamo appunto coinvolgere anche Alessandro, che l'avevamo già proposto un po' di tempo fa, che a suo tempo aveva già aderito, poi vabbè. Cosa fa? Canta? No, ha detto che ci fa giocare a noi pallone. Giocheremo. Cosa combina? Fai delle cose e non mi dici nulla. Però, a me a fare ce l'hai detto. Il defibrillatore serve se giocate. No, non si dà la liberatoria. Come? No, se giocano loro a pallone. No, ma per sicurezza, ma dicono. Così, no, ripetilo un po', cosa hai detto? No, siccome hanno detto che giocano al pallone, ho detto allora ci vuole assolutamente defibrillatore. Cosa per dire? Sicurezza. Cosa vorresti dire? Cosa vorresti dire? Per la se scusa, se serve per i bambini. Lo dico in nome della sicurezza. Da lui l'accettiamo. Per questa volta, se viene il 22. Se viene il 22. Se no se ne può riparare. Prendere a casa. Velocemente la collaborazione di Devitalia, sempre in questi progetti che ci segue, e Tommaso Strambi per quanto riguarda il discorso della nazione, ci teniamo ovviamente a dirlo, perché se non ci fosse anche il loro supporto, tante cose noi non potremmo fare. Ok, va bene. Grazie, linea della regia, ora ragazzi sta a voi, sta a voi, forza! Un saluto a tutti da Armando Mangini dei Magazzini Mangini. Siamo in primavera, vi abbiamo preparato un assortimento bellissimo, di moda, a prezzi bassi, Perché a Magazzini Mangini è di moda risparmiare. Se volete la certezza di scegliere e risparmiare, a Magazzini Mangini dovete andare. E noi, come al solito, anche in questa primavera, vi si aspetta! Magazzini Mangini, dove è di moda risparmiare. La Rosa di Terricciola, Pisa. Banca Popolare di Laiatico, dal 1884, sostiene lo sviluppo della provincia di Pisa. 5.700 soci, 30.000 clienti, 17 filiali. È operativo il terzo sportello nella città di Pisa, in via Bargagna, zona Cisanello. Banca Popolare di Laiatico. Pensare globale, agire locale. Cerrai Elettronica, cellulari e telefonia, impianti di sicurezza per abitazioni e aziende, consulenza, installazione, assistenza. Cerrai Elettronica è a Pisa, in via Battelli 61, in corso Italia 22, in piazza Sant'Antonio e al centro commerciale Pisanova e a Pontedera, in piazza Gronchi 35. Cerrai Elettronica, da 40 anni al vostro servizio. Non trascurare la tua salute. Il risparmio per visite mediche, esami diagnostici e servizi domiciliari è possibile a Pisa grazie a GeoSalute. Chiamaci allo 050 61 39 325 o collegati al sito geosalute.it. Bertolini Assicurazioni, con 40 anni di esperienza, professionalità e consulenza in tutti i rami assicurativi, offre le migliori coperture assicurative al minor costo. Per tutti gli sportivi e gli abbonati del Pisa, sconti e promozioni particolari. Ciao, sono Fabrizio Bertolini. Vi aspetto nei nostri filiali di Pisa in via Cesare Abba, di Pontasserchio in via Che Guevara, di Cascina in via Cei e ad Asciano in via Possente. Aprire una nuova impresa è impossibile? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Allora, siamo ancora in diretta e come vi avevo detto, amici del Pisa Ovest, è il vostro momento prima della finale con Renato Raimo. Preparatelo. Allora, Presidente Francesco degli Innocenti, cosa conosciamo questi ragazzi? Sì. Allora, due categorie alla volta, venite qua con gli istruttori, con gli allenatori. Venite ragazzi, smettete di telefonare. Ora voglio sapere con chi parlava, lui. Venite ragazzi, forza, forza, venite qua. Classe questa? 2002. A chi telefonavi te? A nessuno. No, no, con chi parlavi? A nessuno. Anche qui ti telefona la ragazzina? No, ce l'ho la ragazzina. No.
Vabbè, allora l'istruttore qual è? Dov'è? Chiara, e perché ti nascondi? Vieni qua. No, ci mancherebbe. Allora, mettiti qua, vieni qua. E no, se lo vuoi tenere accanto a sé, dai. Come ti chiami? Luca Pisani. Luca Pisani, conosciamo ragazzi, 2002, giusto? No, lui è 2005. Ma infatti, ho detto, ma che 2002? Si è infiltrato. Tommaso Marconcini. Gabriele Bonuccelli. Michele Rossi. Ammannati Lorenzo. Ammannati Lorenzo. Matteo Ferrari. Ma sei uguale. Alessandro Balestri. Francesco Cagnetta. Allora, queste sono 2002 e 2004. E 2004, ok? Te sei 2004. Te sono infiltrato, no? 2005. Ok. Com'è l'allenatore? Bello. No, nel senso, con Renato Raimo oggi... Sto scherzando, eh! Eh? È bravo! Potevi dire, insomma... Vabbè... Tosto! Ma ha pagato, sono... Ha pagato! Sono cari questi ragazzi, sono sinceri, dai! Li fai pagare questo, eh? Sì, e come? In bocca al lupo, ragazzi, forza! Venite! Allora, mi sembra di vedere 2006, 2003, sì, 2006 e 2007. Attenzione alle telecamere, venite. Attenzione alle telecamere. Io ho detto qualcuno, ma è venuti tutti. Allora, dov'è l'istruttore? Istruttori qua da me, allenatori qua da me. Ragazzi, buoni? Sì, Baiani Paolo, la categoria che alleno è il 2003. Esordiente. 2003, quali sono? Alzate la mano, 2003. Conosciamoli? Carelli Diego. Forte, ragazzi. Francesco Luisi. Tommaso Budroni. Vinicius Raspini. Tony Elia. Edoardo Moggia. Nicolò. Hai ragione. Che devo fare? Mi metto qua. Ripetiamo. Questi qui non ho inquadrato? Allora, come ti chiami? Vinicius Raspini. Tony Elia. Tony? Sì. C'è un parente in studio? Sì. Eh? Sì. Chi è? Tony Stefano. Chi è Tony Stefano? Il mio babbo. Il mio babbo! Moggia Edoardo. Moggia. Nicolò Marrocco. Vai, Nicolò, questi invece? Questi sono la categoria 2006, questa è la categoria 2006. Io sono allenatore Andreotti Ciro. Andreotti, quello che giocava nel Pisa, vi ricordate? Sì. Edoardo Sorge. Edoardo. Filippo Sivieri. Filippo. Anche te c'è un genitore in platea? Non è qui però. Sì. Non c'è mai, sempre dietro le quinte. Matteo Bernardini. Matteo. Matteo Marchio. Diego Crespi. Dietro Crespi. Allora, ti chiederei di fare un saluto da parte di tutta la squadra e della società a un nostro bimbo che in questo momento è all'ospedale, si chiama Bigongiali, Rocco, e vorrei... Facciamogli un grande applauso! Come si chiama? Bigongiali Rocco. Rocco, forza, ti vogliamo presto in campo. Grazie ragazzi, buon tutto! Chi manca? Forza, venite, piano, attenti alla telecamera, giù, qua, anche un po' qua, allora, scusa Stefano, non ti sentivano. Allora, qui è 2008, 2005 e 2007. Allora, allenatore? 2005, Paolo Pinzauti. Cioè, ti chiami 2005, no? Categoria 2005, Paolo Pinzauti. Paolo Pinzauti, ciao, come va? Bene. Ecco una squadra allegra, Stefano, capito? Garuti c'è da lavorare tanto. Antonioli Luca, attenzione Stefano, scusa perché... Francesco... Bernacchi Federico. Te t'avevo già conosciuto, eh. Te sei un malandrino, eh. No, bella giù. Te? Wes Antalbi. Avvicinati qui. Sì. Samuele Tempesti.
Cioè, ma che succede stasera? Cioè, c'è Babbo in platea? Sì. E come si chiama? Marco Tempesti. Ecco, sapevo. Vieni. Ci ha pensato però, Marco, te lo voglio dire. Leonardo Lupi. Leonardo? Lupi. Lupi. Bugrin e Omar. Vieni più qua, facciamo spazio ai tuoi compagni. Guarda la telecamera. Milani Federico. Ciao Federico, come va? Tutto a posto? Sì. A casa? Bene. I genitori? Bene. Bene. Sono qui in platea? No. Ti stanno vedendo a casa? No, sono qui. Ah, sono qui, dov'è? Buonasera. Hai portato il tuo babbo? Il mio babbo. Il mio babbo. Questo è il ragazzo del 2005? No. Come ti chiami? Francesco Libetta, allenatore del 2008. Andrea degli Innocenti. Non ti dico se ce l'hai qui babbo, Ti teneva così, sembrava... Vieni più qua. Karen Iuri. C'è la telecamera là che deve inquadrare. Quindi fatevi indietro. Giacomo Scazzini. Giacomo. Lorenzo Lupi. Francesco Cangiano. I vostri allenatori sono questi? No, io sono allenatore del 2007, Andrea Cangiano. Torna, sì. Walter Lupi, accompagnatore del 2005. Cosa vuol dire parla accompagnatore al Pisa Ovest? Stare dietro a bimbi, seguire la parte delle... A bimbi o genitori? No, a bimbi. I genitori, parlo del 2005, ma anche gli altri sono bravi. Sono bravi. Siete bravi, forza. Cangiano ha giocato in squadra con me per anni. Ah, ha giocato. Com'era a giocare? Dimmi la verità. No, lo guarda qui. Com'era? No, era bravino, correva tanto. Capito, ci chiappavi po'. Allora, ce ne altri devono venire? Siamo tutti? Si può. L'allenatore bello si chiama o no? Ora ormai te sei timbrato. Cioè, meglio bello che brutto. In bocca al lupo ragazzi, forza, Allora ricordiamo che credo che sia il quindicesimo, se non sbaglio, sì, Memorial Luigi Toni, sì, no? Sì, sì. Che anche quest'anno si svolgerà quando? Allora il 13, 14 e 15 maggio nel campo storico dell'Aurora di Barbariscena. Chi partecipa? Allora, le solite squadre professionistiche, Fiorentina, Lucchese, Livorno, siamo alla testa di alcune conferme, però sempre... Pisa? No. Il Pisa purtroppo ha dato rompete le righe il primo di aprile, quindi... Non parteciperà al nostro torneo, aveva dato l'adesione, ci dispiace per purtroppo. Ma perché non? Perché sembra che la società abbia. Ci è arrivato un fax, e penso che sia arrivato a tutte le società che avevano la partecipazione al Pisa, che hanno annullato la partecipazione proprio per, non so, decisioni della direzione tecnica, direzione sportiva. Quindi, io penso che sia il fatto che, essendo passato dalla Biancoforno al Pisa al 30 penso aprile sia un problema gestionale è un problema di gestione di quel tipo, però non al 1 aprile, al 30 d'aprile. E perché hanno annullato? E quando c'è il torneo? Cioè il 13 maggio, quindi no, è fuori. Allora torna, cioè, pensavo fosse avevo sbagliato io il 30 aprile, sì, ora mi ha corretto, giusto, sì. Ok. Cioè, la sostanza è noi Stefano Toni, perché noi è già da 2 anni che abbiamo defibrillatori su tutti i campi e abbiamo fatto anche corsi specifici, quindi un applauso a Stefano, so che a lui non gli piace questa cosa, però mi tocca. Un'altra cosa. Posso rubarti il microfono? Io ragazzi vorrei fare un applauso a Massimo, un grande professionista, sì. Una volta posso anch'io, no, fare questa. Allora, qui lo dico e qui lo nego, eravamo d'accordo. Allora, dobbiamo. Renato, ce l'hai questa clip? Ma no, non c'è. Ma inventa, fai anche di un altro spettacolo, di qualsiasi cosa. Ma no, non è la serata, qui bisogna parlare del Pisa, dobbiamo lasciarci con un sentimento di leggerezza. Allora, siamo
Volevo solo ringraziare il Cangiano per le belle parole che ha espresso nei miei confronti. Sì, sì, molto. Perché è stato veramente... Un po' diplomatiche. Veramente, grazie Cangiano Andrea. Grazie, il caffè pagato tutta la settimana, ha detto. Dai Enrico. Allora, io vado dai miei colleghi. Antonio Tognoli, Pisa News, sestaporta.b. Una riflessione, una domanda, veloce. Niente, qualcosa. A Giuliano naturalmente, che è molto esperto, che partita prevedi per domenica? Per domenica. Gabriele? Io una riflessione, mi è dispiaciuto sentire l'amico di Ferrara confermare quello che da Pisa dicevamo, ovvero che noi è 4 mesi che dobbiamo sopportare una polemica, orologeria, ogni qualvolta noi ci avviciniamo alla spalla, cioè sostanzialmente ce l'ha confermato. E che loro alimentano... Aspetta, poi lo facciamo. E poi confermo, perché adesso è dopo che la Spalla ha confermato, anche se era un giornalista, che hanno fatto tutta orologeria, ora è l'Ancona che preme perché dal basso pensa di poter godere di qualche vantaggio, e questa è una cosa molto grave che andrebbe detta, anche perché non possono usare delle situazioni che possano andare a vantaggio loro e a svantaggio nostro solo da un punto di vista psicologico. Giuliano, vuoi rispondere e poi chiudiamo? Ma sulla prima domanda, che partita ti aspetti con la SPA, cosa vuoi? È una partita tiratissima. Vai. Spesso queste sono le partite che deludono un po', anche sul piano del gioco, il sì. Pubblico si aspetta. Mentre sulla telefonata? L'altra questione della telefonata, sì, mi sembra ora che ci sia un interesse che può aumentare o scemare a secondo dell'andamento della classifica, io lo posso anche capire, però teorizzare che ora va bene così non ci interessa più. Insomma, no, non è stato un bel passaggio. Tommaso, non capisco perché si minava grande scandalo. Sulla telefonata l'ho già detto prima. Cioè, tra l'altro, lui è anche uno dei giornalisti di punta di Ferrara e che segue la SPA. Considerazione e la valutazione se l'è data da solo. Cioè, se tu hai fatto una cosa, l'hai fatta solo perché avevi un interesse specifico. E ripeto, su un oggetto, una fideiussione che non ha e non presenta tutte quelle irregolarità che si poteva pensare, perché da quello che mi risulta da fonti bancarie è corretta, è perfetta, per cui figuriamoci un po'. Quindi perché... credo che stia bene dove sta, resti a Ferrara anche domenica. Ai. Allora, dobbiamo chiudere, io ringrazio... che c'è Michele, vuoi venire? No, Dino, ti regalo il microfono. No, fai proprio. Voglio ringraziare Tommaso Strambi, Giuliano Fontani e Renato Raimo. Vi faccio uno spot. Fa uno spot, fermati Giorgio, ci vuole la foto. Vi aspetto il 9 aprile al Teatro Verdi di Casciano Terme, dove andrà in scena Silenzi di guerra, una bellissima storia. Il 9 aprile? Amore, sì. Il 9 aprile. Grazie Renato. Grazie a voi. E forza Pisa. Sempre. Grazie al Pisa Ovest. Arrivederci.